Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Trinky della Degrado Family. Oggi un video un po' particolare, diciamo diverso dal solito perché portiamo per la prima volta l'unboxing di un gioco da tavolo, ovvero The Binding of Isaac, Four Souls, il gioco da tavolo di The Binding of Isaac. Allora, intanto, come si può leggere qua davanti, il limite giocatori sarebbe 4, però credo che c'è scritto anche più, quindi credo che magari con l'espansione si va oltre, però non ne sono sicuro. Comunque di base 1-4, probabilmente si potrà giocare in di più. Tempo di gioco 30-60 minuti, quindi relativamente breve. E dentro avremo 300 passacarte. Questa è diciamo, la copertina. 300 passacarte e niente, è basato sul videogioco, però è un gioco di carte, quindi vediamo subito com'è. Ok, si apre perfettamente da qua, ottimo. Questa era la versione base, c'era anche l'espansione che non ho preso, che per ora mi basta e avanza questa, se no c'era la deluxe ma costava tipo 140 euro e poi non era neanche disponibile, ma non l'avrei presa comunque perché costa veramente troppo. Comunque, apriamo senza. Ok, bisogna tirare. Ok, si apre così, giustamente. Posto. Ok. Allora, abbiamo le regole che sono queste, che sono poche. Sembra abbastanza semplice in realtà. Poi abbiamo le monete, le mettiamo qua, abbiamo un sacchetto per le monete, due dadi, questa è veramente brutto, vabbè, e questo che già è più carino. Poi abbiamo tutte le carte. Questi sono i termini chiave. Ok, plastificata, ce ne sarà una e basta, immagino. Non credo ne abbiano messi tipo 4, ok. E ok, delle altre carte. Madonna, quante sono? Ok, allora. Queste penso siano o le carte, quelle che si possono comprare nel negozio. Sì, mi sembra sia quelle che si possono comprare nel negozio, credo. Comunque ci sono tutte queste qua che hanno hanno diverse abilità. Queste sono le carte personaggio. All'inizio ne avete una, penso si scelga a caso o a scelta, non dovrebbe essere un problema. Abbiamo molti personaggi di Binding of Isaac, probabilmente non tutti, gli altri saranno nell'espansione, immagino. Eden, ok. Queste sono le anime. So, per ottenerle c'è scritto qua cosa bisogna fare. Le regole non le so ancora, comunque penso sia simile a Munchkin. Quindi in teoria bisogna tipo ammazzare i boss, prendere le ricompense, quando ne ammazzi mi sembra 3, in teoria il gioco finisce. Ci guardo 2 secondi però. No, il primo giocatore a controllare 4 anime viene dichiarato vincitore. Ok, ammazzando i mostri ottieni le anime, ok, quindi sostanzialmente penso ammazzandone 4 a sto punto. Ok. Bella, merdina, perfetto. Ok, Moscone Mosca, questi sono i boss. Avete i punti vita del boss che sono qua. Questo è il risultato che serve da fare per ammazzare il boss. E questo è il danno che ti fa il boss se fallisci il risultato. Quindi se fai tipo 3, il boss ti fa un danno. Se fai 4 o più, lo ammazzi. Credo. Sì, e poi ha una vita, quindi basta farlo una volta. Questo ne ha già due. Il ciccione, questo ne ha quattro perché è ciccione.
speriamo il ragno, il ciccione siamese. Ok. Poi abbiamo tutte queste. E le faccio vedere una ad una. Ce ne sono veramente tante, vado leggermente più veloce, sennò il video non finisce più. Bella questa. L'uomo di stracci, il ciccione pallido, il portale, ok. Questa ha 5 vite, minchia. Pestilenza. Ok, ce ne sono veramente svariati. Come, ecco, questo probabilmente è fortissimo. Come detto prima, probabilmente le carte non sono solo queste, però ci sono anche quelle dell'espansione, quindi magari ci saranno anche, immagino, altri boss, non solo questi. Ok, ce l'ho fatta. Però ce ne sono comunque tante, sono 300 carte, quindi direi che c'ha una rigiocabilità pressoché infinita. Poi nel caso se ci giocate troppo prendete l'espansione, così avete altre carte. La mammona, c'è 5 vite. Satana, ok, questo forse è più forte, però non è detto, bisogna vedere gli effetti. La mano di mamma. Gola. Ok. L'agnello, bellissimo. Le carte sono molto morbide. Spiegano anche abbastanza velocemente, bisognerebbe metterci le bustine. Solo che dopo non so se ci sta nella scatola. Credo di no, che sono veramente stretti. Queste scatole le odio. Però in realtà, se togliamo questo. Sì, ok. Se togliamo questo, le carte dopo ci stanno. Direi con le buste, forse fatta apposta. Credo di sì. Forziere maledetto. Forziere oscuro. Merdina, la sacra merdina. Ok, questi erano i boss fino no, li ho superati. Ok, fino a qua erano i boss, ok. Poi abbiamo queste che sono sempre delle carte oggetto, credo. Forse queste sono quelle oggetto perché ti richiede due o i coin, non so se erano tipo i coin per comprare, non so esattamente. Poi abbiamo queste che sono diverse dietro, forse questi sugli oggetti, non so. Sì, forse sono questi gli oggetti. Le pillole, le bombe, la batteria, il matto. Peso, la migliore. Sì, forse sono questi gli oggetti perché sono diversi dietro, non lo so. Comunque in teoria con i soldi ci puoi comprare le carte al negozio e dopo con quelle carte lì c'hai effetti aggiuntivi da usare, da tirare. Ok, non si riesce ad aprire questo. Ok, ce l'ho fatta. Ok, queste sono delle carte che ti danno appunto i soldi. Tutti i penny, centesimi, roba così. Il nichilino. E il fagiolo di burro. Queste ce n'erano veramente tante, ma probabilmente servono. Di spazio che sennò non ci sto. Ok, queste sono diverse. Vediamo cosa sono. Ok, boh, mi sembrano tutte uguali, non capisco. Ok, queste hanno forse effetti migliori, non so. Ok, sono tutte queste carte che penso siano degli oggetti, comunque
Non sono esperto di sto gioco, non ci ho mai giocato, quindi non vi saprei dire. Se facciamo un gameplay, magari ve lo spiegheremo meglio più avanti. Adesso ne so quanto voi, probabilmente, forse di più, ne sapete voi di più di me. Ok. Altri oggetti, credo. Questa non so perché sia qua. Ok. Ah, le ha messe un po' a cazzo, perfetto. Insomma, abbiamo tutte queste carte che immagino siano tutti degli oggetti che serviranno in game. Bene, ok, con questo direi che abbiamo completato l'unboxing. Questo qui serve forse per rimettere le carte con le bustine, spero. Però secondo me ci staranno solo con quelle trasparenti, non con le Dragon Shield. Con le Dragon Shield secondo me non ci stanno. Poi in realtà ci stanno quelle trasparenti perché hanno... sono diverse dietro, almeno così le vedi, quindi probabilmente ci metterò le trasparenti. Niente ragazzi, questo era il video. Rimettiamo dentro questo, giusto per avere una panoramica generale. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.